stato formato ufficialmente un movimento, io c'ero, mi viene da dire da sempre, no? Quindi sono una vecchia gloria ormai. Sei una vecchia gloria, ma sei il più giovane o tra i più giovani sindaci di Novi, no? Dei candidati, giusto? Quanti anni hai? Sì, io ho 48 anni, non sono il più giovane, ma sono sicuramente il più giovane politicamente, perché tutti gli altri hanno esperienze precedenti, mentre noi la politica la facciamo come la intendiamo, come servizio ai cittadini, come partecipazione, che queste sono le cose proprie del Movimento 5 Stelle, no? Ma esperienza politica, quella brutta, non ce l'ho. Senti, vuoi parlarci brevemente del tuo programma? Cosa hai prima di fare? Allora, io tenevo a precisare una cosa. Sono un candidato sindaco, ma sono anche un cittadino che si è stufato di subire. Sono un cittadino che si è stufato di subire le scelte cadute dall'alto, imposte da una politica che ormai ha perso ogni percezione con la realtà e con quelle che sono le reali necessità dei cittadini. Sono anche stufo di vivere in una perenne emergenza. Abbiamo sempre un'emergenza strade, un'emergenza lavoro, un'emergenza per la TARES. Qua c'erano le primarie del PD e il Comune non hanno avuto tempo per mandare ai cittadini i modelli, no? C'è un'emergenza per il terzo valico, un'emergenza per un cementificio qui vicino. Mi piace questo applauso perché volevo chiedervi se sapete di che cosa sto parlando e conoscete questi problemi e soprattutto se qualcuno vi ha mai spiegato il perché di determinate scelte. Ve l'hanno mai spiegato? Non credo. Normalmente vengono usate poche vuote parole, slogan che sono sempre gli stessi, sono buoni per ogni occasione. Ad esempio, porta lavoro, bene, l'outlet porta lavoro, però poi ci siamo resi conto che abbiamo chiuso praticamente i tre quarti dei negozi di Novi Ligure. Anche il terzo valico porta lavoro, ma a oggi pare solo a ditte che hanno dei curriculum da brividi. E questa è una cosa che non possiamo accettare. Un altro bello slogan è quando viene detto è un'opportunità per la città. È l'esempio più semplice che mi viene in mente è il Movicentro, a poche centinaia di metri da qui, dove è stato venduto a suo tempo con un'occasione di sviluppo, un'opportunità, un rilancio, le solite parole, ma nella realtà dei fatti non è stato altro che buttare 6 milioni di euro in un parcheggio che è perennemente quasi vuoto e per realizzare il quale è stata rasa al suolo una piazza che noi ci ricordiamo bene perché era simile a questa ambientazione. Vi hanno detto che cosa sta succedendo nella zona San Bovo, nel cementificio? Oppure che cosa sta succedendo a pochi chilometri da qui, nel Basso Pieve, con l'apertura dei cantieri del Terzo Valico? Ve lo diciamo noi. Non ho tempo qui in questo momento per spiegarvi tutto, però poi saremo fra il pubblico, quindi cercateci, chiedeteci le cose, fatelo perché queste sono tutte persone fantastiche e competenti e oltre a loro ci sono anche qui parlamentari che sono persone veramente che il lavoro che è stato fatto a Roma in quest'ultimo anno ma non viene riconosciuto, non viene neanche comunicato dai media, no? Perché deve passare un discorso e una percezione diversa come strumentalizzazione a salvaguardia della vecchia politica, è diverso. E poi abbiamo Davide Bono, Davide che ha fatto cadere da solo il Golia Cota e la sua giunta regionale. E anche questa è una cosa che non avete letto sui giornali perché si strumentalizza sempre in modo di tirare l'acqua al proprio mulino, magari poi ve la spiegherà lui direttamente. Ma torniamo al punto, lo stato della città è evidente agli occhi di tutti, lo vediamo quotidianamente, lo viviamo quotidianamente. Pensate solo a questi lampioni, no? Sono stati fuori uso per mesi, miracolosamente rimessi in funzione, probabilmente perché noi abbiamo organizzato questa serata, e per evitare di fare una brutta figura, allora in tempi stretti, mentre prima non si riusciva, no? Si sono rimessi in funzione. E hanno anche tagliato l'erba, come qualcuno mi fa notare. Quindi diciamo che la presenza del Movimento 5 Stelle a Novi inizia già a produrre dei benefici per la cittadinanza, no? Perché se mettiamo questa paura,
no? Vuol dire che sanno che veramente c'è la possibilità che le cose cambino. Non è solo questione di città, però. Quello che sta cambiando, che rischio, è anche il tessuto sociale e le relazioni umane. E noi dobbiamo fermare questa cosa prima che sia troppo tardi e riscoprire la voglia di essere cittadino e l'orgoglio di far parte di una comunità. Per questo mi chiedo e vorrei chiedere a voi, no, soprattutto, ma queste persone, quelli che da 70 anni, e ripeto 70 anni, ci avete mai pensato che lasso di tempo sia 70 anni ininterrottamente, ci governano o fanno finta opposizione? 70 anni. Io la domanda che mi pongo è: ma sono capaci? Diciamo noi! Io credo di no, o quantomeno non lo sono più. Perché questa percezione ce l'abbiamo avuta negli ultimi anni, giorno dopo giorno, vedendo il peggioramento della città. Perché la lamentela, cioè è inutile che io stia qui a elencarvi tutte le serie delle problematiche che ogni cittadino deve affrontare quotidianamente, che va dalla buca sulla strada, che rimane lì per mesi perché non ci sono risorse, poi magari si spendono qualche migliaio di euro per regalare delle trombe a qualcuno, no? Quindi secondo me c'è bisogno di cambiare, c'è un'assoluta necessità di cambiamento. Il nostro programma è pronto, cioè, lavoriamo da mesi e sarà disponibile e fruibile in queste ore. Qualche punto lo potete trovare nel volantino che abbiamo distribuito questa sera, però tengo a precisare una cosa, questo programma può essere il programma più bello del mondo, il più fantastico, tutto quello che volete, ma senza di voi è destinato a rimanere una carta inutile, no? Perché il cambiamento lo dobbiamo fare tutti assieme e ci sono le reali condizioni per farlo. Noi ci siamo messi in gioco perché, come ho detto all'inizio, siamo stufi, siamo stanchi e vogliamo vivere in una città bella e della quale essere orgogliosi. Avete ascoltato me, ragazzi, prima, fra poco vi presenterò i parlamentari e i ragazzi che combattono a Roma e a Torino quotidianamente per i diritti di tutti. Quindi vi chiedo una cosa, da domani raccontate alle persone quello che avete condiviso qui stasera. Ditelo ai vostri amici, ai vostri familiari, perché ce la possiamo fare a cambiare, ma lo dobbiamo fare sicuro che se compiamo questo percorso tutti insieme, votare Movimento 5 Stelle alla fine vi apparrà come l'inevitabile e unica cosa possibile. Vi assicuro anche un'altra cosa, che se faremo questo percorso tutti insieme, ci aspetta una città nuova e bellissima e sarà fantastico farne parte. E soprattutto, vinciamo noi!